parliamo di riparazioni. Noi ci siamo un po' appassionati al mondo delle riparazioni, conoscendo il Restart Party, che è una cosa di cui poi Simone vi parlerà. Io sono sempre stato un trafficone, ho avuto occasione con questo di trafficare tanto su oggetti degli altri, che è molto gratificante perché si può sperimentare più facilmente. Ho fatto un po' di esperienza che ho voluto condividere con questo libro. In questo librettino noi vogliamo dare un'infarinatura a chi non è del mestiere per poter riparare le cose che è in casa. Molto molto spesso ci sentiamo dire: questa cosa sì, si potrebbe riparare, però non ne vale la pena comprare una nuova. Spesso non è così vero, spesso è un delitto farlo, con oggetti che andrebbero ancora benissimo se sapessimo come fare a cambiare quella fetente di tina che in realtà non è difficile andare a scoprire che cos'è. In questo libro abbiamo fatto una piccola introduzione, noi ci rivolgiamo soprattutto agli elettrodomestici perché sono delle cose che abbiamo di più in casa, e quindi esatto, una veloce spiegazione di cosa sono le caratteristiche elettriche, di come funzionano gli oggetti, ma una cosa proprio veloce. Tutti e senza la pretesa di fare un corso di elettrotecnica o di fisica quantistica a nessuno, dopodiché appunto una spiegazione un po' di come riparare le cose. La parte forse più, le due parti più importanti sono quegli attrezzi un po' strani, un po' speciali, che è molto comodo avere, che si trovano facilmente ma che bastava pensarci e che se uno ce li ha semplifica di molto le operazioni, e poi quello che è un po' un metodo generale per trovare il guasto. Quella è la parte di solito più complicata, perché io prendo per esempio questo phon, capitato a tutti, prendo il phon, lo attacco lo attacco e semplicemente non funziona. In questo caso perché qualche pazzo psicopatico rispettoso è andato a tagliare un filo all'interno, però è un caso, in realtà si è guastato, voi sapete che si è guastato. A questo punto cosa succede? Ok, uno si mette lì, apre il phon e lo guarda. Qui entra in ballo quella che è la parte un po' più, il cuore forse più pulsante di questo, di quello che ho spiegato in questo libro, che è un metodo un po' logico per andare a capire dov'è il problema. Spesso il problema è semplicissimo, in questo caso non lo sapete, non lo so io, però è un filo tagliato che si è rotto nel tempo perché muovendosi si è crepato. In un aggeggio così semplice a volte è facile aprirlo, semplicemente scrutare da tutte le parti. Quando gli oggetti sono un po' più complicati, solo guardandolo ci impiegherei 10 anni a guardare tutti i punti per capire dov'è il problema. Con un certo approccio logico io posso indagare per circoscrivere la zona del problema. A quel punto vado lì, smonto quelle 4 cose e trovo il problema. E a volte, se siamo fortunati, la risoluzione è facile, a volte è un filo tagliato. Capiterà, questo può capitare, che sia un oggetto super complicato, che sia qualcosa di costoso, qualcosa di speciale che non possiamo trovare. Questo purtroppo è un rischio che c'è, lo corriamo. Certo che se non lo aprivo questo oggetto, andando al riparatore, mi diceva: per ripararlo voglio 50 euro, il phone costa 30 euro all'ipercop, lo compro all'ipercop e questo l'ho buttato di sicuro. Se ho provato ad aprirlo, forse lo riparo, forse no. Però una possibilità c'è, è anche abbastanza elevata tutto sommato. Chiaramente dobbiamo sapere che capiterà che non possiamo ripararlo. Allora adesso io comincio e intanto Simone vi racconterà invece del Restart Party. Sì, allora buonasera a tutti. Questa esperienza, come anticipava Umberto, è nata con l'associazione di cui facciamo parte, che è un'associazione di quartiere a Torino, noi siamo di Torino, più di un anno e mezzo fa, anche con Michele, che poi vi racconterà della parte computer. Con la nostra associazione e la sua associazione ci siamo interessati, ci siamo avvicinati a questa idea. Questa idea nasce da una ONG londinese, di due ragazzi che hanno inventato questa modalità di approccio alla riparazione degli oggetti. Ovviamente la filosofia che sta alla base di tutto è
se vogliamo usare paroloni, contrastare l'obsolescenza programmata degli oggetti, quindi l'idea di appunto non arrendersi di fronte all'ossessione di comprare sempre oggetti nuovi perché quello vecchio tanto ripararlo costa, ormai la componentistica ha dei costi bassi, la manodopera ha dei costi bassi, quindi gli oggetti hanno un valore che nel momento in cui si guastano la riparazione è praticamente pari al valore dell'oggetto nuovo da acquistare. Il risvolto più, secondo noi, più importante e che sta anche alla base della filosofia del Restart Project è il fatto che sì, è vero che in quel modo io risolvo il problema, però mi trovo davanti ad un rifiuto, cioè nel senso non un rifiuto personale, ad un rifiuto nel senso ad un oggetto da gettare nei rifiuti, che in questo particolare caso, ma anche nel caso dei computer, oltretutto è un rifiuto speciale, perché è un oggetto composto di tantissime parti, di tantissimi materiali diversi e la maggior parte inquinanti, molto inquinanti e difficili da smaltire. Quindi buttare l'oggetto anziché ripararlo non solo è un costo, cioè è un modo stupido di spendere i soldi, ma è anche un costo per l'ambiente. E quindi appunto questa ONG londinese ha inventato questa modalità, che sono questi restart party, che sono degli eventi a tutti gli effetti, nei quali dei volontari che hanno delle competenze come possiamo avere sviluppato noi, un po' per esperienza personale, un po' per passione, che si mettono a disposizione di chi partecipa agli eventi. Durante questi eventi si portano delle cosine da mangiare, cioè si crea un momento conviviale, cioè per questo party, no? Si crea un momento di incontro, di condivisione e di scambio delle competenze, perché gli utenti che portano l'oggetto a riparare partecipano attivamente alla riparazione, quindi chi si approccia a questa idea vive in prima persona l'esperimento, no? La prova, si mette alla prova sulla riparazione e in questo modo durante l'evento, a seconda di quante persone partecipano ovviamente, si riescono a risolvere delle cose. Spesso si presentano persone con oggetti che magari hanno un valore commerciale ridicolo, perché magari sono assolutamente obsoleti, che però magari hanno un valore affettivo, o comunque che per principio uno non vuole gettare perché si è rotto quel tastino che non fa funzionare, che non mi permette di usare quella funzione in quell'apparecchio, e quindi l'apparecchio di per sé potrebbe funzionare ma si è rotto quel pezzettino lì. Quindi durante l'evento l'approccio è questo, si prova insieme a smontare, a capire. Ovviamente durante questi appuntamenti non c'è la disponibilità di un magazzino di pezzi di ricambio, quindi 7 volte su 10 si individua il problema, che la causa è questo oggettino qua. Però a quel punto l'utente ha visto come si smonta l'oggetto, ha provato, l'ha fatto, ha individuato qual è il pezzo da sostituire. Può prendere quel pezzettino, andare dal rivenditore di ricambi, acquistarlo, tornare a casa, riaprire l'oggetto, sostituire il pezzettino e richiuderlo e provare la stessa soddisfazione di cui parlava prima Alice nell'aver raggiunto il risultato di risolvere un problema in maniera indipendente, in maniera autonoma. Quindi questo è sicuramente il valore, insomma, più, secondo noi, più alto di questo tipo di iniziative. Il fatto di far riflettere sulle possibilità di risolvere questi piccoli problemi in maniera autonoma, e soprattutto in quella situazione io mi trovo davanti delle persone che mi danno un supporto, mi danno un aiuto, che sono capace a farlo, mi spiegano come farlo, eccetera. La volta dopo io magari non ho il coraggio di aprire l'oggetto, no? Quindi mi approccio in maniera un po' titubante, e quindi in questo senso il manuale, il libro, vuole essere uno spunto per farsi coraggio e per poter provare a sperimentare
in maniera autonoma, seguendo appunto il metodo che diceva Umberto, cercando di individuare la causa, il problema che causa il malfunzionamento. Spesso l'obiezione che viene fatta, no, in questi momenti è il fatto che ci sono delle complessità, cioè ci sono oggettivamente, per oggetti più elaborati, non come l'asciugacapelli che ha una resistenza, un motorino e poche altre parti, nel momento in cui non ce la si fa, ci si può comunque appoggiare ovviamente ad un professionista. Quello che noi vogliamo trasmettere, come dire, con i contenuti del libro, è che ci sono delle cose che sembrano terribili, ma che in realtà non lo sono. Cioè, quindi un approccio metodologico aiuta ad affrontare anche delle robe che sembrano insormontabili. Come sta? È quasi riesistente. Ce la faremo. È l'unico asciugacapelli che ho. Per chiudere il discorso, a volte capita anche che poi alla fine, dopo aver aperto l'oggetto, averle provate tutte, aver sperimentato, non si riesca a riparare. Questa è ovviamente una un fatto che può accadere. In quel caso, nella parte di chiusura del libro, affrontiamo anche quel problema, cioè che cosa fare nel momento in cui non c'è più nulla da fare, e quindi c'è una parte dedicata anche al corretto, cioè, esatto, alla seconda vita, alla riesistenza dei singoli pezzi, quindi di come smaltire correttamente gli oggetti e per non inquinare, appunto. Ce l'abbiamo fatta? Proviamo, vediamo. È uguale. Funziona. Bravo. Allora, quello che volevo farvi vedere un attimo è, intanto, il metodo un po' funziona così. Consiste nel farsi un albero logico di cosa deve fare un oggetto. Capendo cosa non fa che dovrebbe fare, io riesco meno male a circoscrivere l'area dove c'è il problema. Per esempio, per un phon, il phon fondamentalmente è un motore e una resistenza, il tutto con un interruttore, il filo che porta la corrente a tutto. Se non funziona né il motore né la resistenza, non vado a guardare il motore, non vado a guardare la resistenza, ma vado a guardare le parti in comune, in questo caso l'interruttore o il filo. Con alcune semplici prove, con un tester, che è un oggetto che trovo da Brico Center o Leroy Merlin o quant'altro, senza spendere cifre folli, riesco a capire dove sia il problema, con alcune semplici prove facilissime. Quello che ho voluto farvi vedere, l'ho usato apposta anche se in realtà non serviva, con questo oggetto qua che trovo da Decathlon, credo che costi 10 euro, e molte volte salva un po' la vita, perché quando devo lavorare, se sono in casa, posso accendere tutti i lampadari del mondo, va benissimo. Già qui che la luce non è proprio tanta, magari a vedere il particolarino è complicato. Questo qua mi permette di tenere le mani libere e vedo bene. Altro oggetto utile sono le guaine termorestringenti, quelle per cui ho usato l'accendino. Sono delle guaine di una specie di gomma, scaldandosi si stringono e fanno una bella tenuta molto migliore del naso isolante. Altra cosa molto utile sono questi kit che si trovano per riparare i cellulari. Adesso non l'ho usato perché non serviva, però contengono degli attrezzini che sono molto molto utili per aprire i gusci di plastica degli elettrodomestici, che spesso hanno delle linguette a incastro. Con queste, vado col cacciavite, di solito lo rovino, con queste riesco ad aprirle facilmente. Saldatore a stagno, anche questo è un oggetto comune. Era tutto qua.